a tutti il tutorial di questo bracciale a uncinetto fiori. Realizzare questo bracciale vi occorre del filo di cotone normale, è un uncinetto, io in questo caso uso l'1,50. Iniziamo nel realizzare il nostro nodo. Ora realizziamo 6 catenelle. Una, due, tre, quattro, cinque, sei catenelle e chiudiamo a cerchio in un punto bassissimo. Realizziamo 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, un punto basso nel cerchio che abbiamo appena realizzato, 6 catenelle e un punto basso per 5 volte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Punto basso e ne abbiamo realizzate 4. Ora realizziamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 catenelle e andiamo a infilare il nostro uncinetto per chiuderlo in questo punto con un punto bassissimo. Ora andiamo a realizzare 2 catenelle, 1, 2, entriamo con l'uncinetto nella prima catenella, prendiamo il nostro filo e usciamo con 2 punti. Prendiamo il nostro filo ed entriamo in un punto ed usciamo con 2 punti. Entriamo di nuovo sul nostro filo. Scusate, prendiamo il nostro filo ed entriamo nei nostri 2 punti, in questo modo. Ora facciamo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e chiudiamo il cerchio. Entrando nella nostra catenella con un punto bassissimo chiudiamo il nostro cerchio in questo modo. Ora realizziamo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Giriamo il nostro lavoro ed entriamo nel nostro cerchio con un punto basso. Praticamente dobbiamo andare a realizzare l'altro fiore. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Entriamo con un punto basso. Dobbiamo entrare per 5 volte. Catenelle. Entriamo con un punto basso. Abbiamo fatti 3, 2. Entriamo con il nostro punto basso e abbiamo così realizzato
1, 2, 3, 4, 5. Abbiamo realizzato il nostro fiore. Ora dobbiamo entrare con l'uncinetto nel primo petalo del fiore precedente e lo chiudiamo con un punto basso. In questo modo. Abbiamo così realizzato i due fiori, che sarebbero questi, 1 e 2. Praticamente dobbiamo sempre continuare a realizzare i fiori in questo modo. Ora, 2 catenelle, entriamo nella prima catenella. Prendiamo il nostro filo e usciamo e abbiamo due punti sull'uncinetto. Inseriamo il filo sull'uncinetto, entriamo in una catenella, in un punto, scusate, abbiamo due punti sull'uncinetto. Prendiamo il nostro filo ed entriamo negli altri due punti sull'uncinetto e riprendiamo a fare il nostro fiore con 6 catenelle. Chiudiamo con un punto bassissimo, 6 catenelle, giriamo il lavoro ed entriamo nel nostro arco, facciamo il nostro punto basso. Ne dobbiamo realizzare 5, che sarebbero i nostri 5 petali. I nostri 5 petali. 1, 6 catenelle, un punto basso. 6 catenelle, un punto basso. Sei catenelle, un punto basso. Sei catenelle, un punto basso. Dobbiamo sempre andare a continuare a fare i nostri fiori. Poi arrivati qua, agganciamo nel primo petalo del fiore precedente con un punto bassissimo. In questo modo, come potete vedere, si formeranno questi fiori. Continuate così fino a terminare la lunghezza del vostro bracciale. Potete anche eseguire delle collane o degli orecchini. Il tutorial è così terminato. Al prossimo video. Ciao!